Vai. Cosa sono i titoli di credito, ragazzi? Allora, sono documenti che attestano un diritto ad ottenere una prestazione, ok? Da parte di un soggetto nei confronti di un altro soggetto. Il soggetto che deve ottenere la prestazione è il creditore, mentre chi deve fare la prestazione è il debitore, ok? Quindi questa cosa è di fondamentale importanza. La prestazione è una prestazione di natura patrimoniale, di natura monetaria, qualcosa, devi pagare un qualcosa, beni in natura, insomma, quello che è. Però quando si fa la cambiale, quando si fa l'assegno, è una somma di denaro, ok? Allora, quindi bisogna perfezionare una o più operazioni commerciali. Il titolo di credito ti dà il grande vantaggio di poter perfezionare con un'operazione due transazioni. Perché questo? Perché, ad esempio, Mirko ha comprato una macchina da me, ok? Tu, fa conto, sei il gioielliere, no? Dove sono venuto io? Per comprare dei gioielli, ok? Io dico a Mirko, senti Mirko, non mi paga a me perché io ho dei debiti con Gian Nicola, paga direttamente Gian Nicola. Due transazioni perfezionate con un'operazione. La transazione tra me e lui e tra me e te. E quindi, prof, questo sarebbe? È il titolo, il vantaggio che si ha usando i titoli di credito, che con un'operazione tu hai praticamente risolto due transazioni, ok? Quali sono le caratteristiche fondamentali dei titoli di credito? Una di queste è l'incorporazione, cioè dentro il titolo di credito contiene un diritto, non è carta straccia. Tu hai un titolo di credito e il titolo di credito contiene un diritto. Un'altra caratteristica è la letteralità, cioè tu devi rispettare quello che sta indicato. Quindi se devo pagare 4.000 euro, 4.000 euro devo pagare. Devo pagare 3.500, ok? Poi, un'altra cosa importante è l'autonomia del titolo di credito. Cioè, il titolo di credito che è girato tra noi non è che ci lega per altri rapporti, ci lega esclusivamente per quell'operazione, per quelle transazioni che abbiamo avuto. Cioè, io sono la persona che deve dare i soldi a Gian Nicola e Mirko è la persona che deve dare i soldi a me, ma tra Mirko e Gian Nicola non c'è nessun vincolo sostanzialmente, non c'è nessun vincolo di natura patrimoniale, non c'è, il titolo è autonomo e poi non è indicato il perché devo pagare sta somma di denaro, ok? 5.000 euro sulla cambiale. Perché Marco ha comprato un sacco di gioielli per... No, non c'è scritta sta cosa nella cambiale, ok? Poi, i crediti si cedono a titolo oneroso o a titolo gratuito. La cessione a titolo oneroso comporta un prezzo. La cessione a titolo gratuito è una donazione. Io dono una cambiale, ok? Una cambiale, niente. Una cambiale... Quindi a titolo oneroso c'è un prezzo, a titolo gratuito? Prevede un prezzo, esattamente. Allora, quali sono i principali titoli di credito che conosciamo? Principalmente le cambiali e gli assegni. La differenza sostanziale tra cambiali e assegni sta soprattutto sull'aspetto finanziario che una cambiale e un assegno hanno. Perché nell'assegno, quando io emetto un assegno, ci deve essere una certezza. E la certezza è la disponibilità di denaro esistente. Quindi quando io emetto un assegno, è sicuro che c'è il denaro nel presente. Nella cambiale, invece, è sicuro o dovrebbe essere sicuro che ci sarà denaro nel futuro. In una data prestabilita. In una data prestabilita. Io mi impegno a pagare. Tu ti impegni a pagare una cambiale, ma la cambiale a scadenza tra un mese, i soldi ci devono essere tra un mese.
non me ne frega niente se ci sono tra 10 giorni, 12 o 15. Invece l'assegno. Il grande vantaggio della cambiale per chi ha dei debiti, per chi è in difficoltà, sta nel fatto che tu puoi emettere questo titolo di credito anche se non hai la disponibilità monetaria. Perché magari sai che tra un mese l'avrai. Bravissimo, perché tra un mese ce l'avrai. Quindi per chi deve incassare il denaro è vantaggioso fare una cambiale? No, no, a meno che tu non abbia a tua volta dei debiti, allora perché sì. Perché la giri all'altra persona. Allora sì, c'ha senso, ma altrimenti avrebbe più senso prendersi l'assegno. Perché è istantaneo. Che l'assegno è istantaneo, però c'è la pratica che è vietatissima, che è la pratica dell'assegno post-datato. Praticamente diventa una sorta di cambiale mascherata. Praticamente funziona che l'assegno come si funziona? Metta una data futura. Tu lo dai già a questa persona che lo deve incassare? No, dici... l'assegno si emette nel presente, ma si post data, cioè tu fai finta che da gioielliere non ci sei nato il 26 marzo, ma il 29 marzo. Così il gioielliere si presenta in banca il 29 marzo perché tu dici al gioielliere: bello, tra dopo, allora domani mi pagano a me. Quindi dopo tu vai in banca soldi. Il 29 marzo, fammo vedere che sto assegno l'abbiamo fatto il 29 marzo anziché il 26 marzo, così io nel frattempo rimedio i soldi e trovo i soldi in banca, perché se ci vai adesso il 26 marzo non li trovi i soldi in banca, ok? Ma non si può fare, gli assegni post datati sono vietati dalla legge, ok? Però come facciamo, per, cioè loro come fanno per dopo a saperlo? Che non tecnicamente non lo scoprono. È una pratica diffusa ma è vietatissima, ok? Allora, differenza tra assegno bancario e assegno circolare. L'assegno bancario, vi faccio l'esempio semplice semplice. Mirko viene da me che sono gioielliere, Mirko è il traente dell'assegno che ordina alla sua banca di pagare a me che sono il gioielliere, ok? E sono il beneficiario, quindi la banca di Mirko è la banca trattaria che deve pagare me, ok? Il coordinatore banca di pagare una persona. Oh, l'assegno bancario è sicuro di per sé, ma mai abbastanza quanto l'assegno circolare. Perché l'assegno perché... circolare è già stato approvato dalla banca. Allora, ipotizziamo che Mirko ha finito il blocchetto degli assegni, no? Non gli va di rifare la fila per prendere un altro blocchetto degli assegni, però lo sportello dell'impiegato che rilascia gli assegni circolari è libero. Va lì e gli dice: senti, bello, me lo fai un assegno circolare? L'impiegato di banca, prima di mettere l'assegno circolare a Mirko, apre e vede quanto c'ha Mirko, 2000 euro, perfetto. Se l'assegno circolare è da meno di 2000 euro, da 1000, euro oppure 1000 euro, 800, meno ancora, 800. Allora, e l'impiegato dice: senti, bello, io te lo posso fare un assegno circolare, ma al massimo di 800 euro. Certo. Mirko dice: ok, fammi un assegno circolare di 800 euro. L'assegno circolare sostanzialmente è una sorta di banconota, diventa, perché è sicurissimo. Certo, perché viene messo già sulla... è attestato che ci siamo. Bravissimo. Soldi. E la banca. Quindi... già te li leva, tra virgolette. Io sono bravissimo, io sono ancora più felice. Se vedo Mirko che mi si presenta con una cambiale, faccio: beh, vabbè. Se vedo Mirko che mi si presenta con un assegno bancario, beh, vabbè. Se vedo Mirko che mi si presenta con un assegno circolare, ah, beh, vabbè. È perché so che la banca ha emesso quell'assegno sulla base della disponibilità liquida di Mirko. E perché altrimenti perché non te lo assegno. Già quei soldi, tra virgolette, non te li metti. L'assegno circolare è una banconota vera e propria. Sì. Vi dovete ricordare questo. Poi, le cambiali invece vi dovete ricordare che sono di due tipi, il pagherò e la tratta. Il pagherò è una promessa di pagamento da parte dell'emittente della cambiale che promette di pagare a un beneficiario tra un mese, ad esempio. La tratta invece è un ordine di pagamento, cioè Mirko traente ordina a, che ne so, Gian Nicola, trattario, che ha un debito nei confronti di Mirko, di pagare me. Perché magari io ho il debito nei confronti del professore. Esatto, quindi Gian Nicola è il trattario che deve accettare di pagare e viene scritto sulla cambiale e Gian Nicola accetta di pagare questa cambiale a scadenza a me. Però se Gian Nicola non paga, io mi rifaccio su Mirko. Che gli vado a dire: senti, oh, bello, tu Gian Nicola non mi ha pagato, chi mi paga? Mi devi pagare a te. Poi dopo Mirko va da Gian Nicola e gli dice: senti, perché non hai pagato? Ok? Poi, l'eccezione del credito, prosolvendo e prosoluto.
prosoluto libera il cedente da qualsiasi obbligazione. Quindi io cedo sto credito e non me ne frega niente di quello che succede tra me, cioè tra te e la persona che si è presa il credito. Prosolvendo invece il cedente del credito rimane sempre obbligato in soldi. Magari quindi, c'è una gara, c'è un fatto da garante. Se succede qualche cosa, io comunque devo rispondere sempre per l'obbligazione assunta. La cessione prosolvendo. Ovviamente per chi deve prendere i soldi è preferibile la cessione prosolvendo. Perché comunque metti che non li prendi, c'è comunque una persona a cui andare a chiedere. Esatto. Ammortamento del titolo di credito tecnicamente significa che il vecchio titolo di credito perde di valore perché viene sostituito con un nuovo titolo perché magari il vecchio è stato smarrito e quindi c'è bisogno di far perdere efficacia al vecchio titolo di credito. Cioè, no, quando per esempio ti perde il titolo di credito. Esatto, e si fa quindi quando si smarrisce il vecchio titolo di credito. Se hai perso l'assegno, fai l'ammortamento. Allora, mettiamo il caso in cui io e Mirko abbiamo una cambiale, cioè Mirko, io mi sono preso la cambiale di Mirko, no? Che è l'emittente della cambiale Pagherò. Ma Mirko dopo un mese non paga. Che cosa posso fare io per tutelare il mio diritto a riscuotere una somma di denaro? Posso fare la cosiddetta azione cambiaria, cioè il cosiddetto atto di protesto, che è un documento che viene redatto da un pubblico ufficiale, che è un notaio, sul quale si chiede ufficialmente che la prestazione venga eseguita. Ok? Mediante in che modo? Mirko, ad esempio, mediante il pignoramento.